sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, in ritardo, e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Certo. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. Allora, che cosa volete fare? Vogliamo! If they come out with two backs, it's cover zero, okay? 15 right now. Primo, andiamo! No, fermi. Fagli la finta e staccati. Corri a un braccio di distanza. You guys are gonna show hardcore man to man. Hardcore man. Dai. Guys back here. I said we're bigger, we're faster, we're stronger, and if we execute, they can't do shit. That's exactly what we did. And we're gonna keep kicking their ass, okay? We keep doing our job.
Cut out all mistakes. Focus each play, okay? I got to tell you again, control your emotions. When there's a flag or an issue, get the fuck away from the refs. Sì. Qualcosa per il primo down. Sì. Uscite fuori dal campo una volta per il primo down. Se no siamo fottuti. La palla non viene ricevuta dal numero 84 e finisce qua direi. Prendiamo quello che comunque ci siamo meritati, ok? Non sarà facile smaltire questa, per nessuno, non sarà facile smaltire questa. E io non ho parole da darvi, perché avete giocato da Dio. Io ragazzi, siete tutti i miei figli, e veramente vedervi così, non vi dico. Be perfect vuol dire guardare nel proprio compagno, negli occhi, e capire che io e il mio compagno abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Signori, guardate i vostri compagni, vi posso garantire che errori o meno tutti avete dato il massimo, siete stati perfetti. 8-6, signori, siete stati perfetti. Vi amo tutti immensamente, rompiamo quest'anno, signori, facciamoci sentire. Thank you.
Nobody! Nobody!